Ecco, anche qui veste rinnovata per il fatto di Marcotti. Oggi abbiamo iniziato le nostre dirette dicendo che da oggi, appunto, tutti i nostri format, che sono sempre questi, però hanno insomma veste grafica nuova proprio per iniziare l'anno in modo diverso, per far vedere che insomma si spera ci sia in atto cambiamento e si spera soprattutto a livello sociale ed economico. Speriamo che sia di buon auspicio, però detto questo, insomma, ci tenevo a riportare l'attenzione ancora sulla nostra, il nostro vestito che è un po' cambiato. Ci siamo cambiati d'abito, diciamo così, però, ci sono dei protagonisti che sono sempre gli stessi, naturalmente, per esempio Giancarlo Marcotti, perché il fatto di Marcotti resta sempre anche se ha un nuovo abito. Giancarlo, ti sei cambiato anche tu? Sei sempre vestito uguale? No, sei sempre vestito uguale. Sì, io ho una divisa praticamente, ma non riesco a fare a meno, insomma, perché sono tanti anni che questo, insomma, è difficile che riesca a togliermi la cravatta, insomma, è molto difficile. No, infatti sarebbe strano vedere Giancarlo Marcotti senza cravatta, effettivamente, no? Allora, caro Giancarlo, soliti scenari economici e politici, chi più ne ha più ne metta, vabbè, allora, questa è la settimana dell'inflazione europea, oggi abbiamo visto l'inflazione italiana, poi ci sarà quella europea, quella di altri paesi dell'Eurozona, settimana scorsa abbiamo visto balzare al 7% quella americana, quindi di conseguenza, insomma, a breve avremo anche indicazioni più mirate da parte delle banche centrali, rialzo dei tassi di interesse che preoccupa probabilmente gli investitori, però beh, sempre ruota intorno all'inflazione, prezzi in aumento, guarda un po'. Qui sono tutti i vagoni dello stesso treno, no? Che vanno e che procedono di pari passo e si spera anche con una certa velocità, perché appunto di rialzo dei prezzi è da tempo che parliamo. E, bollette, gas, luce, ci sono nuove misure che sono in arrivo, sarebbero in arrivo da parte del governo, parliamo del nostro paese, per cercare di calmierare i prezzi, perché davvero parliamo di rincari importantissimi, insomma, non irrisori. Allora, da dove vogliamo partire per fare una panoramica generale? Poi naturalmente analizziamo punto per punto. Beh, partiamo appunto da questa inflazione, questo aumento dei prezzi, esiste, c'è, è evidente, è chiaro a tutti ormai che la questione che sia un qualcosa di temporaneo, insomma, ha perso di credibilità, anche i banchieri centrali ne parlano apertamente. Quindi il 7% perché... la solita cosa, no? Quando manca qualche decimo alla cifra tonda, si sta giocando. Poi, quando si arriva alla cifra tonda, le cose sono ancora più evidenti. Non è che tra il 6,8 precedente e il 7 attuale sia cambiato molto, però, da un punto di vista così dell'impatto anche sulle persone, il 7% è un aumento. Insomma, sensibile. Se poi, perché mi arrivano notizie dagli Stati Uniti di appunto persone che vivono là, comunque l'impressione è che sia ben oltre questo 7%, e che già questo 7% sia qualcosa di un po' così artefatto. Poi dopo, naturalmente, ci mancherebbe altro, dobbiamo per forza attenerci ai dati ufficiali, perché no. Però, insomma, segnalo che persone che vivono negli Stati Uniti mi dicono: ma quale 7%? Qua stiamo andando a doppia cifra. Però, insomma, anche Sì. il 7% è già un numero importante, insomma. Certo, Quindi beh, se poi mettiamo a confronto anche con il target, no, del 2% che viene stabilito dalle banche centrali, insomma ci rendiamo conto. E poi comunque, come hai detto tu, oltre ovviamente a sapere ormai, ma questo lo sapevamo già, che non è una situazione temporanea, è sempre cresciuta, cioè non ha avuto battute di arresto, no? Anche se magari di poco per volta, però siamo arrivati al 7%. È stato graduale poi questo passaggio in su. esatto, e questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. Si poteva ritenere che appunto ci fossero dei momenti in cui potessero
poteva rallentare questo aumento dei prezzi, finora non ci sono stati. Chiaramente nel prossimo anno avremo ancora dei momenti in cui i prezzi non saliranno in maniera così evidente, però solo dovessero rimanere su questo 7% è un numero elevato, c'è poco da fare. È ovvio che persone della mia generazione si ricordano ben altri tassi di inflazione, però dopo quel famoso periodo, insomma, quegli anni della grande inflazione, che ricordo non è che sia stata una cosa esclusivamente italiana. Sì, in Italia quel tasso di inflazione è stato superiore rispetto a quello di altri paesi, ma in tutto il mondo avevamo tassi di inflazione a doppia cifra. Quindi, però da allora questo 7% è di gran lunga il dato peggiore, quindi va tenuto in estrema considerazione. Assolutamente sì. Allora ricordiamo, e così andiamo su l'altro argomento, che poi è il primo tema che voglio affrontare con te, quello del caro bollette, visto che ci sono delle nuove misure in arrivo. Parliamo di una partita del governo d'almeno 2 miliardi. Dalla regia cambiamo pure titolo, per favore, così almeno, insomma, quando si legge bollette già c'è c'è il timore, no? Però insomma, in questo caso è un timore molto forte, non è più solo timore, è una realtà, perché nel corso del 2021 ricordiamo che le bollette di gas e luce sono schizzate alle stelle, con costi che si sono triplicati rispetto a quelli del 2020, e quindi adesso bisogna capire cosa ci aspetta nel 2022. È chiaro che per ora i prezzi quelli sono, infatti il governo sta intervenendo, però mi pare di capire che ancora si brancoli un po' nel buio, cioè che quello che si è pensato di fare sia un po' macchinoso. Giorgetti non a caso ha convocato il tavolo con le imprese sul caro energia per questa settimana, per capire un po' cosa fare. E peraltro, insomma, davvero ci sono un sacco di articoli che ci fanno capire come la situazione sia molto pesante per le piccole e medie imprese, che in confronto pagano di più rispetto alle grandi imprese. Guarda, io, e poi ti do la parola Giancarlo, qualche giorno fa ho incontrato un imprenditore, mi ha mostrato proprio il confronto, no, di una bolletta del 2020 con quella ultima che è arrivata, cioè delle diversità atroci. E consideriamo anche che peraltro le attività sono andate un po' a intermittenza, no, a causa del Covid, quindi magari, voglio dire, la luce è stata anche più spenta. Insomma, è una situazione abbastanza folle, sei d'accordo? Assolutamente sì, e permettimi, Manu, di parlare di questo argomento anche in maniera un po' diversa rispetto a quello che siamo abituati a sentire. Uh-huh. Allora, innanzitutto bisogna evidenziare il ritardo con il quale il governo sta affrontando questo problema. La questione del caro bollette ormai se ne parla da mesi. Come è esploso questo problema, il governo subito ha detto: no, ma interveniamo, calmieriamo il mercato, perché tutte notizie, diciamo, o più che notizie, affermazioni che tendevano così a tranquillizzare. Sì. E oggi mi stai dicendo tu, perché sei una giornalista seria, che Giorgetti ha convocato per la settimana, cioè se inizia qualche cosa inizia la prossima settimana, voglio dire. Quindi vuol dire che fino ad oggi non è stato fatto. Allora, niente. Ieri il PD ha chiesto l'adozione di nuove misure, ieri. Cioè, non è che io sono fonti ovviamente giornalistiche da cui attingo, quindi comunque ci mancherebbe, però immagino che sia vero. E Giorgetti ha convocato per mercoledì. Ti dico allora, anche il giorno preciso, a meno che poi non cambi qualcosa. Ma infatti sottolineavo questo aspetto. Allora, del caro bollette se ne parla da novembre, vuol dire che in questi 3 mesi non è stato fatto nulla, no? Quindi questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che purtroppo, se anche dovesse intervenire il governo, come giustamente dicevi tu, si parla di 2 miliardi. Mm-hmm. Il problema è sempre questo, che noi dobbiamo vedere le cose sotto l'aspetto macroeconomico, cioè da dove andiamo a prendere questi 2 miliardi? Il problema è che quando il governo dice interveniamo, calmieriamo 2 miliardi, il messaggio che passa è che
se le bollette, dico tanto per dire, fossero, che ne so, 5 miliardi, il governo mette 2 miliardi, vabbè, riduce le bollette del 40% e noi siamo tutti contenti. La questione è che il governo, dove, o il governo, comunque insomma, il Ministero del Tesoro, chi dire, dove va a prendere questi 2 miliardi? Questa è la questione, li va a prendere ancora dalle nostre tasse. Quindi io quello che continuo a dire anche quando, adesso in questo caso sulle bollette, ma poi sui bonus, su tutte le cose insomma in cui si dice che il governo interviene, attenzione che il governo, la banca centrale, il Ministero del Tesoro, dite voi, chiamate voi quello che, non è in grado di creare valore, è in grado di creare moneta la banca centrale, ma moneta che non ha valore. Quindi al massimo le cose che può fare il governo, e che naturalmente fa, non è che è la redistribuzione del reddito. Se io metto delle tasse altissime, per esempio, sui grandi patrimoni, faccio un esempio, e poi redistribuisco questi soldi alle persone meno abbienti, sto facendo redistribuzione. Questa è una cosa lecita, naturalmente, non adesso, poi dopo non voglio entrare nell'argomento, ma solo per dire, ecco, questo può fare il governo, può prendere da qualcuno e destinarlo ad altri, quindi redistribuire il reddito, ma il reddito lo possono insomma fare soltanto le attività economiche, quindi anche questi 2 miliardi sì, ma non sono regali che ci arrivano dal governo. No, anche perché, allora, distinguiamo anche le due cose, perché quello che stai dicendo tu, no? Allora, questa settimana è stato convocato questo tavolo con le imprese proprio per parlare di questi rincari. Nel frattempo, così, allora, il governo, però adesso arrivo a quanto dicevi tu, non è che non ha fatto niente per cercare di risolvere la situazione. Nella finanziaria ricordiamo che sono stati stanziati 1,8 miliardi di euro per contenere gli aumenti di prezzi di luce e gas e per rafforzare i bonus sociali e del gas. Quindi il governo cosa ha fatto? Ha creato dei bonus ad hoc per dare la possibilità alle famiglie, a fronte della presentazione dell'ISE, eccetera, di pagare meno, di dividere le spese, eccetera, insomma, affinché non arrivi la stangata. È però questo, e qui mi ricollego a quello che dicevi tu, è un, come dire, un provvedimento one shot, una cura temporanea, cioè per questo che adesso, e appunto tu dici finora non ha fatto niente, si dice ma come, il governo tecnico l'ha convocato solo per questa settimana, perché il bonus non risolve la situazione generale, non è che col bonus i prezzi scendono, no? Invece quello che il governo deve fare è capire come fare a calmierare i prezzi, giusto? Perché sono due aspetti diversi dello stesso tema. Aggiungo un'altra cosa alla tua considerazione, che sono corrette. Dobbiamo fare anche due, dividere il problema in due: il problema bollette per le famiglie e il problema bollette per le imprese. Vero, vero, certo. Questo è un altro aspetto importante, perché l'aumento delle bollette rende le nostre aziende, quindi tutto il nostro tessuto industriale, più debole, perché chiaramente meno efficiente, no? È chiaro che se pago il doppio l'energia dovrò scaricare sui prezzi anche, e magari all'interno è ancora, ma all'estero magari trovo una concorrenza superiore. Quindi per me, secondo me, il governo non ha fatto niente. Mi riferivo in particolare alle imprese, che si ritrovano bollette stratosferiche, come le hai viste tu con i tuoi occhi, bollette stratosferiche, e questo è un grave problema per il nostro tessuto industriale. Sì, assolutamente sì. Allora Giancarlo, beh, quindi aspettiamo, insomma, tu hai già detto la tua, aspettiamo questo tavolo tecnico, speriamo, anche perché insomma non è che possiamo fare molto, no? Nel frattempo dobbiamo pagare. Sì, tanto quello. Ovviamente, poi vabbè, soluzioni, capisco che non ce ne siano all'orizzonte, perché insomma è un problema a livello globale, planetario, però è un problema che va affrontato, diciamo, non va rimandato, ecco.
No, 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 quello no sicuramente. Allora, in ultima battuta, tema che poi da settimana prossima diventerà caldissimo, Toto Quirinale, chi sale, chi scende? Beh, questi giorni protagonista assoluto Silvio Berlusconi, con come dire, anche un tema più politico, al di là del fatto di dare il nome ideale per il nuovo inquilino del Quirinale che sostituirà Mattarella. Ci si sta dicendo, beh, un Presidente della Repubblica di centrodestra, quindi il centrodestra si sta un po', come dire, sta cercando di compattarsi per andare nella stessa direzione. Ce la farà mai? E cosa pensi di Berlusconi? Pensi che davvero sia salito nel gradimento, insomma, perché poi prima si parlava di Draghi, certo, di Berlusconi si è sempre parlato, però non in modo così prepotente come in questi giorni. Allora, beh, sappiamo che Silvio Berlusconi, cioè proprio la persona Silvio Berlusconi, darebbe l'anima pur di diventare Presidente della Repubblica. Oramai nel suo curriculum come imprenditore prima e come politico dopo manca questa ciliegina sulla torta che sarebbe appunto il Quirinale. Quindi lui sono certo che darebbe tutto pur di arrivare a quella poltrona. Ed in effetti lo ha anche detto di fatto, cioè tanto invitando Draghi a non candidarsi come Presidente della Repubblica, ma poi soprattutto dicendo che invece qualora Draghi dovesse lasciare Palazzo Chigi e quindi dovesse così formarsi un nuovo governo per arrivare a fine legislatura, Forza Italia non parteciperebbe. Dato che non parteciperebbe ovviamente nemmeno Fratelli d'Italia, che è già fuori adesso, tutti gli occhi sono puntati sulla Lega e la Lega ovviamente non può fare uno sgarbo così agli alleati di centrodestra, quindi probabilmente neanche la Lega parteciperebbe a questo nuovo governo. Diventerebbe di fatto, se fosse fatto un nuovo governo con Draghi alla presidenza della Repubblica, un Conte-ter, perché di fatto sarebbe un governo con Movimento 5 Stelle, PD e articolo 1, insomma. E quindi un governo fragilissimo. Cioè, obiettivamente, se Draghi dovesse andare al Quirinale, la partita a governo sarebbe una partita estremamente delicata, insomma, Sì, molto sì. difficile. Sì. Se invece non andasse al governo, come non andasse al Quirinale, come molti non solo prevedono, ma auspicano, perché almeno sentire, cito ad esempio Dario Fabri, Limes, o meglio ex Limes, visto le ultimissime cose, comunque insomma, persona estremamente competente in campo geopolitico, ebbene, ha detto chiaramente che sembra che Biden sia contrario al fatto che Draghi vada al Quirinale, cioè lo vede meglio a Palazzo Se Chigi. l'America non lo vuole, temo che ci saranno poche possibilità, diciamolo non troppo sottovoce, no? Ci siamo capiti. Naturalmente ammesso e non concesso che sia così, perché Sì, quello che c'è nella testa di certo. Biden non lo può sapere nessuno. Però No. si dice che al G20, sai, il G20 recente, quello Sì, poi tra sì, sì. l'altro proprio diretto da Draghi, sembra che Biden gli abbia proprio consigliato di evitare di andare al Quirinale. Io faccio anche una brevissima postilla di 15 secondi, così anche per far riflettere gli ascoltatori. È vero che il Quirinale e Palazzo Chigi non sono la stessa cosa, ma una delle cose per la quale differiscono maggiormente è il fatto che il Quirinale praticamente stai lì per 7 anni sicuro, insomma, non ti manda via nessuno. A Palazzo Chigi oggi hai il vento in poppa, domani puoi Un po' finire meno, nella polvere, insomma. certo. Quindi per me Draghi il pensiero di andare al Quirinale lo ha fatto, perché avendo fatto anche questa esperienza come Presidente del Consiglio, ritengo che reputi più tranquillo come incarico quello di Presidente della Repubblica che non quello di Primo Ministro. Così è una mia sensazione. Però di sicuro, Ok. ecco, il fatto è che davvero il Presidente della Repubblica è in carica per 7 anni e
mentre il Presidente del Consiglio no. A parte questo, e poi ovviamente, come dire, anche per l'Italia, per il nostro paese, sarebbe meno difficile gestire la situazione se Draghi rimanesse a Palazzo Chigi, appunto, l'hai detto tu, no? Se no a livello politico si mischierebbe un po' tutto. È certo che ma a quel punto lì sarebbe molto probabile andare alle elezioni, e alle elezioni con le incognite che Appunto, ci potrebbero essere, naturalmente. appunto, appunto, appunto. Però questo è un Poi aspetto. Poi elezioni che arriverebbero dopo un governo che ha visto l'unione di tutti i partiti, tranne Fratelli d'Italia, anche questo bisogna considerare, sai, perché i partiti sono alleati adesso, pur con tutte le differenze, le liti che possono sussistere, però di fatto governano tutti insieme. Figuriamoci se dovesse partire una campagna elettorale per andare al voto, cioè anche quello inciderebbe molto, no? Ogni partito deve distinguersi perché per Appunto, prendere i appunto. voti deve distinguersi. Teniamo conto Sì? anche di un'ultima cosa, Sì? anche questa secondo me estremamente importante. Per le persone della mia generazione, che hanno ancora si studiava un po' poco, però insomma di questioni di carattere appunto istituzionale, cioè come funziona la nostra Repubblica. Allora, la nostra è una Repubblica parlamentare, ok? E quindi non è una Repubblica presidenziale. E noi abbiamo sempre pensato che, non dico che il Presidente della Repubblica fosse solo una carica onorifica, ma insomma che non avesse tanta influenza sulla vita politica, che fosse un po' come un notaio, cioè che deve solamente constatare delle cose. Cioè sì, sapevamo che era a capo delle forze armate qualora noi entrassimo in guerra, ma insomma vedevamo la guerra come una cosa lontanissima, quindi non è che il capo delle forze armate, il Presidente della Repubblica. E poi alla fine dei conti a chi dava l'incarico di formare il nuovo governo? Dava l'incarico al partito che aveva preso più voti, insomma, ripeto, diventava proprio un notaio. Nella realtà, Napolitano prima, ma soprattutto Mattarella poi, ci ha fatto capire che no, guardate, il Presidente della Repubblica non è solo un notaio, con la questione famosa di Savona che non ha voluto il Presidente che ricoprisse l'incarico di ministro dell'economia è stato un esempio eclatante. Quindi questo aspetto è da tenere presente. Attenzione, il Presidente della Repubblica è una persona che a livello politico conta e conta molto. Come no, assolutamente sì. Insomma, muove lui le redini iniziali, no? Decide lui a chi proporre l'incarico. Poi chiaramente sono le forze politiche che si mettono d'accordo, però insomma è lui che può sciogliere le camere. Insomma, a volte, come hai detto tu, si pensa che sia lì solo a guardare, e invece no. Va bene Giancarlo, allora, beh, da settimana prossima cominceremo a parlarne proprio in modo rigoroso perché inizieranno i voti in Parlamento. Peraltro avremo anche un format dedicato proprio seguiremo insomma l'elezione del Presidente della Repubblica con un format dedicato, ma non vi dico ancora nulla perché in questi giorni cominceremo a parlarne. Insomma, tante novità sulle fonti TV. Grazie Giancarlo Marcotti. Comunque, il fatto di Marcotti è una certezza. Ci vediamo settimana prossima e grazie per essere stato con noi. Ti seguiamo su Finanza in Chiaro. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, insomma, abbiamo iniziato una settimana e anche una giornata ricca di novità, ce ne saranno sempre di più, naturalmente. Quindi grazie per averci seguiti. Vi lascio in compagnia del nostro palinsesto, della nostra programmazione. Alle 14:30 arriverà live Giacomo Iacomino con i suoi ospiti per riproseguire sui mercati. Seguiteci sulle fonti.tv e naturalmente sui nostri social. Grazie e buona giornata.